Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Configurazione. Allora, cosa ha questo computer all'interno? Allora, l'alimentatore intanto è un NVGA 650 BR 80 Plus Bronze, riconsigliato da un iscritto al canale, perché avevo messo inizialmente un Mars Gaming. Non odiatemi, l'avevo fatto semplicemente per stare in budget, perché il computer doveva avere una scheda video, che non era quella che poi ho inserito. Processore, abbiamo un i5 11400. F. Ho scelto la versione non 10 ma 11 semplicemente perché costava allo stesso prezzo, una decina di euro di differenza, e perché gli 11.000 sono un pochino più spinti, e quindi ho detto ma sì, tanto il computer è nuovo, quindi vi do il processore più nuovo che riesco a mettere dentro nel budget che il cliente mi ha dato. Memoria 16 giga della Corsair Vengeance, le troviamo adesso a 3600 MHz a un prezzo quasi, dico ridicolo, ma quasi. Io ve le consiglio, cioè prendete le più veloci che potete, visto che le DDR5 sono già arrivate, costano tantissimo, però offrono prestazioni maggiori, quindi se dobbiamo fare un sistema di DDR4 adesso, a parte che è sconsigliato da un lato, però dall'altro c'è magari che ha bisogno di upgrade, che ha bisogno di magari un brano più veloce, eccetera, eccetera. Queste sono una scelta, secondo me, una via di mezzo azzeccata tra quelle che costano tanti soldi e quelle che costano meno. Ok, 16 giga monta totali, perché 32 erano troppi, nel budget non ci stavo. Come SSD ha un Patriot P300, ok, è un M2, è un NVMe, è da 250 giga, è caricato come ovviamente nel suo slot NVMe, la scheda madre tiene. La scheda madre è una Gigabyte H510M S2H. Allora, sono ricevuto critica a manetta per questa scheda madre, dicendo che VRM non sono dissipati, che può creare bottleneck al processore perché VRM si riscalda, non leva in protezione, quindi si abbassa abbassa i voltaggi, quindi abbassa anche la CPU, eccetera. Non ho trovato questi problemi facendo il benchmark di Cinebench R23. Ok, ho trovato problemi di temperatura del processore che raggiunge circa gli 85-90 gradi con il dissipatore originale. Chiaramente la scheda madre, anche lei, ha raggiunto temperature alte, ma non alte così tanto da fermare il processore. Infatti su Cinebench, come potete vedere nei test successivi, ha ottenuto un punteggio molto molto alto, in realtà, rispetto a quelli che ho trovato in rete, ho ottenuto un punteggio altissimo. Poi c'è il classico hard disk di 1 TB, ovviamente, come supporto per i giochi, per installare gaming. La scheda madre chiaramente non è una delle più costose, come vi dico sempre, è un budget da starci dentro, quindi per quel budget forse poteva venire fuori qualcosa di meglio, ma sgarravo quei 10-20 euro che facevano uscire, non mi toglievano margine per qualcos'altro. Adesso vi dico cosa. Il cabinet è un Nfortec Lynx Crystal, ok? È una marca che non ho mai sentito in vita mia, l'ho presa perché era, ovviamente stando in budget, costava poco, mi sono detto ma sì, proviamolo, ok? È quello che vedete alle mie spalle. Questo qua ha una particolarità ottima, che è punto a favore, vetro temperato vero, ok, quindi è di vetro, è solido, ha una bella scocca in metallo solida, i tasti, il tasto accensione e quello dei LED sono belli, sono qualitativamente più alti di quelli della media dei case dello stesso prezzo. Unica pecca è che ha il frontale chiuso. Scheda video del sistema è una 6600M, che avete visto nel video precedente. È una scheda video che, per quelli che la cercano, per quelli che la vogliono, o se ne volete altre, vi linko in descrizione il link della persona che me l'ha procurate. È una scheda video che con questo computer, secondo me, ha una combo, dico, quasi perfetta. Con questa scheda video possiamo giocare 1440p, dettaglio alto o ultra, ok, tutto quanto, senza problemi. 8 GB di RAM la scheda video, quindi DDR6, è una 6600 a tutti gli effetti, consuma forse un poco meno anche la 6600, andando uguale, ok, perché è un chipset una GPU a 7 nanometri e via dicendo. Allora io adesso vi lascio i test e vi faccio vedere come funziona questo computer nella sua totalità delle prestazioni, e poi ci rivediamo.
Eccoci, allora, come avete visto il computer si comporta bene, dà dei punteggi molto alti anche nei benchmark sintetici. Ricordo che il suo costo è stato circa sui 750 euro, ok, con la scheda video si inclusa e con questo alimentatore. Detto questo, io vi raccomando, supportate il canale, condividete, commentate, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!